Andrea Cerioli ed il racconto sulle strane voglie all'Isola dei Famosi, l'influencer ha raccontato la prima cosa che ha fatto dopo il reality show. L'Isola dei Famosi è finita ed i naufraghi, compreso Andrea Cerioli, sono tornati finalmente alla normalità. Una situazione, questa, che ha creato non pochi problemi, anche qualche difficoltà dopo settimane di privazioni e momenti difficili. Il ragazzo, in un'intervista a Casa Chi, rilasciata a Gabriele Parpiglia, ha svelato anche curiosità, piccanti, relative alla sua partecipazione al reality show. Si azzererebbe completamente il desiderio intimo. Sembrava un paguro, ha raccontato, ho detto che ci saremmo visti al rientro in Italia. E, in stand-by completo e ti preoccupi anche, ha ammesso prima di rivelare come sia tornato alla normalità dopo il suo rientro in Italia. Condizioni difficili, quindi, in Honduras, con la privazione di cibo che ha influito su tutti gli aspetti, soprattutto su quello fisico, considerati i 22 kg persi. Nella stessa intervista Andrea Cerioli ha anche raccontato la prima cosa che ha fatto dopo il suo ritorno in Italia. Una mossa peraltro decisamente poco salutare. Ho fumato una sigaretta, ha spiegato. È la verità anche se so come non sia il massimo. Dopo aver fumato, ho mangiato, la confessione. Un rapporto, quello con il cibo, che gli ha creato più di qualche problema dopo le evidenze carenze sulla spiaggia in Honduras. L'ammissione di aver vomitato più volte, peraltro anche a Città del Messico, nei bagni dell'aeroporto. Una situazione che ha creato non poco allarme. In Messico in quattro lingue hanno chiamato un medico, mi ha dato della roba, è così, l'ammissione. Ieri sono riuscito a mangiare un panino, in una nota azienda di fast food, e ci sono riuscito ma riscontro ancora problemi. Il tutto evidenzia solo come sia difficile ritornare alla normalità e quanto sia sfiancante dal punto di vista fisico l'esperienza all'Isola dei Famosi.